assessore comunale al decoro urbano di Cattolica Eraclea, Cinzia Gurreri, Sì. e siamo sulla scala della legalità. Assessore, voi state come amministrazione, state facendo tante iniziative anche personalmente per ridare e dare un tocco diverso, un decoro a questo piccolo comune. Sì, è vero. L'amministrazione ha sposato sin da subito l'idea di cercare di dare decoro, ripristinare alcuni angoli del nostro paese, alcuni cortili, alcune scalinate che avevano bisogno proprio di un ripristino, di un tocco di colore. Così è stata coinvolta un'associazione, l'associazione Decoro Urbano, di cui ne faccio anche parte. E assieme a questa associazione, piano piano stiamo cercando di ridare appunto colore, di restituire alla cittadinanza questi angoli. Qui siamo appunto sulla scala della legalità, Sì. leggiamo dei nomi importanti come Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Giuseppe Fava, diamo un segnale anche alle nuove generazioni, ma abbiamo fatto oggi un tour, diciamo, del centro storico e c'erano tanti piccoli cortiletti che avete ridipinto in particolare, vero? Sì, sono i cortili che abbiamo già rigenerato, sono quattro, più questa scalinata, poi un'altra zona del paese, un po' in periferia, dove è stato abbellito un muro, poi in modo particolare in quest'ultimo periodo è stata anche creata un'auletta per la Sì. lettura dei bambini e dei giovani, dove anche lì è stato fatto un bel murales, è stato creato un ambiente molto accogliente per i bambini, proprio per avvicinarli anche alla lettura e quindi di conseguenza per cercare sempre più di portare avanti la cultura. Cattolica Eraclea, ne parlavamo prima, un piccolo comune, però lo tenete molto vivo. In particolare questa domenica c'è la sagra dei sapori della terra, ci sono delle degustazioni, un percorso all'interno di Cattolica per farla conoscere. Ma cosa offre questo comune a chi volesse venire qui? Allora, Cattolica offre tanto, perché a Cattolica ci sono tante bellezze, bellezze architettoniche, storiche, culturali, ma anche naturalistiche. Non dobbiamo dimenticarci che a Cattolica abbiamo anche tanto dal punto di vista geologico-paesaggistico, come le grotte, una delle tante è la grotta Agnello, ma poi c'è la grotta Inferno, come tante altre grotte. C'è anche il nostro Calvario, che è molto particolare, molto suggestivo, perché ricorda proprio il monte del Golgota e dove per la Settimana Santa, appunto il Venerdì Santo, è non solo molto sentito, ma molto particolare. Abbiamo le confraternite esistenti ormai da centinaia di anni, e quindi c'è tutta una processione molto particolare che è molto bello da vedere e da far conoscere anche ai paesi limitrofi. Poi non siamo neanche lontani dal mare, anzi c'è un Sì. bellissimo mare, per cui offrite un po' di tutto, quindi Sì. ne approfittiamo per fare un Da non invito. dimenticare appunto l'area archeologica di Eraclea Minoa e la spiaggia di Eraclea Minoa, dove si trova un connubio tra il mare cristallino, ma anche tutta la zona archeologica, dove Archeologica. ancora una volta abbiamo cultura e mare assieme. Grazie.